Veniamo all'ultimo pilastro di questa struttura che abbiamo visto, la formazione. Vi ho ripetuto fino allo sfinimento stasera, non mi sopporterete più, che gli utenti rappresentano un anello debole della catena, ma in realtà no, perché poveracci, che colpa ne hanno? Molte volte siamo stati noi, come aziende, a non informarli e formarli adeguatamente. Quindi molte delle azioni che fanno è perché agiscono istintivamente. Sulla base di questo principio abbiamo lanciato un'offerta chiamata Path Education, che di fatto riunisce sotto un unico cappello tutte le nostre soluzioni e i contenuti per la formazione a distanza in aula. Tutti i nostri corsi sono erogati in tre modalità, completamente a distanza, possono essere eseguiti da computer, da tablet, da smartphone, in qualunque momento, dall'azienda e da casa, possono essere eseguiti in aula con dei docenti qualificati, magari con competenze verticali su quelle tecnologie o quelle tematiche che devono spiegare, o in modalità ibrida. Abbiamo diversi corsi che hanno questa caratteristica, dove si parte da una formazione teorica a distanza che garantisce una competenza, diciamo, di pari livello per tutti, e poi si passa a delle esercitazioni in aula proprio per andare a testare e consolidare quelle competenze. Di fatto ogni corso include un account di supervisione che consente a un referente aziendale di andare a monitorare i progressi fatti dagli utenti, una serie di esercitazioni, di esami intermedi e finali che poi porteranno anche a un rilascio di attestati di partecipazione e di superamento in caso di esame. Quando abbiamo iniziato a progettare la linea security, siamo partiti dal concetto anche del GDPR. Cioè il fatto che tutti gli attori coinvolti nel trattamento dei dati, ma nei processi aziendali che non riguardano sui dati, dovessero essere adeguatamente formati, partendo dagli impiegati che devono sapere quali sono le loro responsabilità nel momento in cui fanno qualcosa e devono conoscere anche le più banali minacce per evitare di diventare quel 60% di attacchi causati da errore umano del 2016. I manager, che oltre a dover dare anche delle linee guida, devono sempre stare attenti al rispetto della normativa vigente, alle varie tipologie di tecnici che devono essere adeguatamente formati sia sulle best practice per ciò che devono fare, ma anche per tutti gli aspetti di specialistici. Okay? Sulla base di questo abbiamo realizzato un catalogo che va a coprire tutte le figure. Si parte con le misure minime di sicurezza informatica che spiegano in maniera molto chiara quali sono le minacce, quali sono le tipologie di azioni che dobbiamo fare e a cosa dobbiamo stare attenti, quindi spiega anche un po' le basi del mestiere. Ci sono due corsi sul GDPR, uno più orientato a chi è verginello sul tema della privacy e chi invece era già specializzato sul vecchio codice della privacy. Una serie di corsi legati ai principali standard di sicurezza e alle tecniche di risk management e incident handling, e infine dei corsi molto molto tecnici che riguardano ad esempio l'ethical hacking, quindi anche per formare delle persone che andranno a fare penetration testing, vulnerability assessment e così via, e il secure coding, che è più orientato agli sviluppatori che dovranno progressivamente applicare quelle logiche che vi ha spiegato Laura, privacy by default e privacy by design. Chiaro? In questa tabella abbiamo sintetizzato la lista dei corsi e abbiamo espresso anche il prezzo per utente. Ci tengo a precisare che abbiamo previsto già delle scontistiche a volume, quindi chi decidesse di andare a formare i propri dipendenti, magari anche una certa quantità di dipendenti in qualche modo da formare, sicuramente riceverà un trattamento di favore. Questo è chiaro. Ok, vediamo rapidamente un estratto di due corsi che mostra anche come funzionano le esercitazioni. Questo per farvi capire il tipo di soluzione. L'approccio che avevamo scelto è quello del counselor, quindi non c'è una persona che parla tutto il tempo e viene inquadrata come magari sta facendo lui come adesso, né tantomeno c'è un cartone animato. Vediamo com'è. Misure minime di sicurezza. Il corso riguarda la sicurezza informatica e ha l'obiettivo di svelare le minacce più comuni che incombono sui nostri dati e le modalità per proteggersi. Al fine di prevenire che fonti di rischio possano violare i nostri locali e i nostri sistemi, occorre mettere in campo una serie di misure che abbiano la funzione di barriera.
Le misure a disposizione si dividono. Come potete vedere, è possibile abilitare i sottotitoli per chi magari ha bisogno di vedere anche le parole scritte. È possibile in qualunque momento disabilitarli, ovviamente, accedere a delle risorse tipo ad esempio lo script di quello che viene detto, piuttosto che scaricare i PDF con i contenuti per poterli studiare anche successivamente. Che fanno riferimento a presidi di vigilanza, formazione del personale, comportamenti da adottare, modelli organizzativi o procedure operative. Il ruolo delle difese fisiche è quello di ritardare l'attacco, mentre quello delle difese elettroniche è quello di segnalare il fatto che l'attacco è in corso, ad esempio inviando a distanza un allarme. Infine, giocano un ruolo fondamentale le procedure di comportamento che permettono di minimizzare le possibili conseguenze negative e prevenire il crimine. Questo è un esempio delle esercitazioni intermedie che servono per un po' risvegliare l'attenzione dell'utente che sta fuori del corso e per verificare che abbia compreso alcuni concetti. Come vedete, questo è particolarmente banale poi, ma state più certi che a forza di farli gli utenti si ricorderanno queste cose qua. Ce ne sono svariati durante l'intero corso e tutti i nostri corsi online prevedono questa tipologia di esercitazioni. La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In questa sessione verranno esposti gli obblighi generali ai quali i titolari di un trattamento sui dati personali devono attenersi. Saranno introdotte le figure del responsabile del trattamento e del responsabile della protezione dei dati che sono a supporto del titolare del trattamento. Verranno esaminate le norme relative alla sicurezza dei dati e alla notifica dell'eventuale loro violazione. Infine, verranno esposti i meccanismi per dimostrare la conformità del trattamento dei dati al regolamento europeo, quali l'adozione di codici di condotta e di meccanismi di certificazione. Questo è un altro tipo di esercizio, che come vedete è una modalità leggermente diversa dall'altra, ma consente comunque di andare a verificare se si è compreso quello che è stato detto fino adesso. Sono bloccanti. Gli esercizi intermedi, sì, non si può andare avanti, a un certo punto a forza di sbagliare poi viene data la risposta giusta, perché se non l'hai capito, probabilmente è meglio che te lo rispiego a quel punto. Però è molto utile, noi abbiamo fatto varie versioni quando abbiamo iniziato a produrre i corsi, abbiamo fatto varie release e le abbiamo sottoposte a dei beta test. Nel corso, a forza di farlo abbiamo corretto il tiro fino ad arrivare a una release finale che potesse essere somministrata con successo al pubblico. Notate bene che questi corsi che abbiamo realizzati li utilizziamo e quelli prossimi li utilizzeremo internamente, perché sennò facciamo il solito gioco del cazzolaio con le sue bucate, no? Sarebbe folle. L'obiettivo, parliamo a volo del corso su GDPR, l'obiettivo è semplice, è fare in modo che tutti gli utenti acquisiscano una base di conoscenza comune. Attenzione, nel GDPR si parla in due articoli differenti della formazione. Se ne parla nell'articolo 39, quello relativo ai compiti del Data Protection Officer, cioè dice che il DPO deve promuovere un percorso di formazione interno che consenta a chi tratterà dati personali di avere le conoscenze adeguate per farlo in sicurezza. È l'articolo 47 che più in generale ci dice che chiunque tratti dati personali, e al giorno d'oggi vi sfido a trovare in azienda qualcuno che non lo fa, è veramente impossibile, dalla segretaria fino al manager lo fanno tutti, per non parlare dell'IT che diciamo, è l'apoteosi dei dati che gestisce, tutti quanti devono avere una base di conoscenza comune. Il corso, questo qua che questi estratti in realtà che vi ho mostrato, ma tutti i corsi hanno richiesto la costituzione di un team dedicato che si è partiti da persone qualificate come l'ST Security Trainer, un e-learning specialist che ha composto i materiali e li ha assemblati e una speaker, una e uno, perché in realtà ci sono uomini e donne, speaker professionisti che hanno doppiato il contenuto per renderlo sopportabile. Il corso, questo qua in particolare, è completamente fruibile in modalità e-learning e ha una durata netta di 4 ore.
così suddivise, due obbligatorie, cioè il corso core, e due opzionali. Vediamo cosa vuol dire. Il modulo base, questo qui, contiene tutte le cose che le persone devono sapere a prescindere dal ruolo. Ed è sulla base di questi contenuti si arriverà all'esame finale. Poi ci sono 7 moduli opzionali. Opzionali non nel senso che dovete pagare come add-on, ma nel senso che non sono propedeutici al completamento del corso. Perché? Questo è il frutto di una delle sperimentazioni del beta testing. Quello che abbiamo capito è che ogni ruolo aziendale ha un interesse specifico verso un argomento o l'altro. Ad esempio il marketing ha bisogno di conoscere l'aspetto dell'informativa, il HR ad esempio è più interessato al punto 5, il trattamento dei dati nei rapporti di lavoro. Gli sviluppatori potrebbero essere molto più interessati a come raccogliere e gestire i dati attraverso delle applicazioni mobile. Quindi, come vedete, ognuno poi può approfondire alcuni aspetti in funzione del suo ruolo aziendale. Ok? Concludo con la classica delle domande: perché scegliere Partech? Oltre perché siamo belli, siamo venuti qua tutti insieme, eccetera, eccetera. Noi, anche se l'offerta Education l'abbiamo lanciata da poco, quindi gli abbiamo dato un nome recentemente, in realtà è da più di 10 anni che ci occupiamo di formazione. Tipicamente confrontandoci con le esigenze del mercato e aiutando i nostri clienti anche ad emanciparsi. Come sapete, noi siamo sempre stati attivi sul mondo open source, e il mondo open source è l'opposto, diciamo come filosofia, è l'opposto del vendor lock-in. Quindi il nostro obiettivo è fare in modo di essere sempre più preparati dei nostri clienti, ma di fare in modo che anche loro possano emanciparsi, in modo che così, mentre loro si occupano delle attività varie, noi ci occupiamo degli aspetti magari più interessanti. Per certificare questa nuova capacità, se così si può dire, abbiamo esteso il nostro scopo, lo scopo di certificazione della nostra certificazione ISO 9001. Quindi abbiamo aggiunto anche la capacità di progettare ed erogare corsi a distanza in aula. Grazie a tutti per l'attenzione. Buona serata.